Ben trovati con l'itinerario di Borghi d'Italia, siamo giunti a Vitorchiano nella Tuscia Viterbese. Il comune bandiera arancione del Touring Club italiano si trova a 285 metri sul livello del mare e conta circa 5200 abitanti. Vitorchiano, le cui origini sono antichissime, è conosciuto nel mondo per l'estrazione e la lavorazione del peperino. Nel corso della puntata scopriremo tante cose belle. A voi Vitorchiano! T'hanno costruito sopra lo scoglio, non era facile piantare il muro, e chi l'ha fatto n'era certo goio, perché non c'era un posto più sicuro. C'è sempre il sole, fino a quando cala, e ognuno può pianare per quell'amore. Non ci si può manco appoggiare la scala, perché è ancora più alto di una torre. Dei paesi ci sono pure altri uguali, ma ognuno ha la stessa sicurezza. Tu sei così, sei proprio naturale, se può dire che sei come una fortezza. Chi ti vede per la prima volta gira l'occhio intorno come incantato e non vorrebbe più scappare quella porta, perché gli pare qui destinato. E poi c'è sempre chi ci protegge e veglia su di noi a tutte l'ore, come il pastore fa con il suo gregge, e San Michele, il nostro protettore. Il borgo di Vitorchiano occupa interamente uno scoglio di peperino, una pietra vulcanica locale, che si erge tra due torrenti, che fanno di questo borgo per tre lati protetto da profonde rupi. E per l'ultimo versante, posto a meridione, è chiuso da delle mura imponenti, che sono ornate di merli ghibellini, dove è inserito l'unico vero accesso del paese, Porta Romana. L'origine di Vitorchiano non è ancora nota, ma è verosimile la sua esistenza già nel periodo etrusco, quando vengono ritrovate delle tombe etrusche nei dintorni. Le prime notizie storiche su Vitorchiano risalgono al basso medioevo, quando si racconta appunto di questo paese e delle sue alleanze e conflitti con i paesi circostanti. Nel 1200 capita il primo evento storico importante. Intorno a questa data Vitorchiano viene presa d'assedio dai viterbesi. In questa situazione di difficoltà Vitorchiano chiede soccorso alla vicina Roma. Roma interviene, caccia i viterbesi dall'assedio, e da quel momento inizia un rapporto particolare con Vitorchiano, che continua incessantemente a richiedere il sostegno e il supporto di questo paese, chiedendo anche l'appartenenza. Il fatto, diciamo, più importante avviene nel 1267, quando Enrico di Castiglia, proprio a seguito di questo rapporto particolare con le terre di Vitorchiano, stabilisce che Vitorchiano è terra fedelissima dell'Urbe. A Vitorchiano viene concesso l'uso del simbolo SPQR, che era un evento veramente rarissimo. Ma l'evento, la cosa particolare, secondo me, che viene concessa a Vitorchiano è la possibilità di fornire dei giovani vitorchianesi che vanno a fare le guardie al Campidoglio. Sono proprio 10 vitorchianesi che vengono estratti a sorte ogni anno, vengono poi infatti definiti i fedeli di Vitorchiano. Sono, diciamo, guardie molto particolari, perché indossano una livrea specifica che li caratterizza e li distingue da tutti gli altri corpi delle guardie romane. E la cosa particolare è che queste livree, ad esempio, sembra siano state ridisegnate nel corso dei secoli anche da Michelangelo. È nostra intenzione, anche come amministrazione, quella di valorizzare tutte quelle che sono le risorse monumentali e storie di questo paese, compresa questa storia e questo patto. E ci piacerebbe magari riuscire ad incontrare le istituzioni romane per rinnovare questo patto di fedeltà, per riprendere un pochino questa tradizione. La particolarità, secondo me, del nostro borgo è quello che riesce in qualche modo a mettere insieme quelli che sono elementi paesaggistici di grande rilievo, perché queste rupi profonde colgono lo sguardo e rapiscono lo sguardo, insieme agli elementi architettonici, prevalentemente del Medioevo, che sono rimasti intatti.
Monfalone mostra in particolare quelli che sono i simboli di questa città, quindi le mura e il simbolo SPQR, che poi possiamo ritrovare nelle sale comunali, negli affreschi. Spesso ci si ritrova questa scritta SPQR, proprio per questo patto di fedeltà che ci fu tra la città di Roma e di Vito Orchiano. Adesso andiamo a visitare le chiese del centro storico di Vito Orchiano. Siamo nella chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo, che è la chiesa più importante di Vito Orchiano e la chiesa più antica del nostro paese. È una chiesa che risale al 1200 ed è stata completamente costruita in peperino, la tipica pietra di Vito Orchiano. Le caratteristiche più importanti di questa chiesa sono all'esterno, con la presenza del bellissimo campanile in stile gotico e il portale laterale, anch'esso in stile gotico. All'interno della chiesa, nonostante alcuni lavori di restauro eseguiti intorno al 1900, ci sono alcune opere interessanti. Innanzitutto uno splendido crocifisso in legno risalente al 1590, recentemente restaurato. Abbiamo un bellissimo fonte battesimale e un'acqua santiera scolpiti intorno al 1500 in peperino. È oggetto di grande devozione un quadro che raffigura la Madonna Assunta in Cielo, antica patrona di Vito Orchiano e titolare della nostra parrocchia. Vito Orchiano però ha notevoli altri luoghi religiosi importanti. Abbiamo la chiesa della Santissima Trinità, comunemente conosciuta a Vito Orchiano come la chiesa di Sant'Amanzio, perché custodisce appunto le reliquie di questo santo, che è il compatrono di Vito Orchiano. Il patrono principale, ricordo, che è San Michele Arcangelo. La chiesa della Santissima Trinità ha la particolarità di custodire una splendida annunciazione del 1514, si tratta di un affresco attribuito a Valentino Pica, pittore del 500 viterbese, e la ricchissima urna in legno intagliato e dorato del 1707 che contiene le reliquie di Sant'Amanzio. Altre chiese importanti di Vito Orchiano possiamo accennare alla chiesa della Madonna di San Nicola, ricchissima di affreschi che vanno dal 1500 al 1700 e raffigurano storie della vita di Gesù e soprattutto scene della vita di San Nicola e di altri santi. La particolarità di questa chiesa è che conserva un'immagine mariana molto bella a cui erano legate le giovani coppie di sposi del paese, che rendevano omaggio, appena fatto il rito del matrimonio, con un omaggio floreale appunto a questa immagine. Possiamo anche accennare alla piccola chiesina di Sant'Antonio Abate, che risale al 1400 e custodisce ancora oggi gelosamente tutti gli apparati delle confraternite di Vito Orchiano, che ancora oggi con grande orgoglio vengono utilizzati per tutte le processioni e le manifestazioni religiose del paese. A Vito Orchiano abbiamo un importantissimo monastero che sono le monache trappiste di Vito Orchiano, uno dei pochi monasteri presenti in Italia. Questo monastero risale agli anni 50
venne qui trasferito dalla comunità di Grotta Ferrata, dove era precedentemente, e si trova a circa 3 km dal centro storico di Vitorchiano. È un punto molto molto importante per i fedeli, anche perché all'interno di questa comunità sono presenti le spoglie della beata Maria Gabriella Sagheddu. Questo anno mi sono ritrovato qui a Vitorchiano per una gita che facevo con degli amici ed è stata una scoperta veramente fantastica. Io devo ammettere che non ero a conoscenza, ma da quel momento non ho più lasciato questo borgo, che è fantastico e che l'ho rivisto nelle varie manifestazioni che ci sono state successivamente. Io posso solamente dire che venire a Vitorchiano è staccare dal mondo e soprattutto rimanere incantati e innamorati di questo posto fantastico. Dai tanti palazzi storici di Vitorchiano andiamo a scoprire le tipicità del luogo. Benvenuti a Vitorchiano e qui abbiamo una bella tavola imbandita con tutti i prodotti e piatti tipici del nostro territorio. Accanto a me ci sono Cristina e Angela che fanno parte della Proloco di Vitorchiano e sono parte attiva nella realizzazione di questi piatti, soprattutto durante le varie sagre che ci sono nel nostro territorio. In particolare ad agosto c'è la Sagra del Cavatello e qui abbiamo proprio il piatto dei cavatelli alla vitorchianese, una pasta fatta con acqua e farina. Ma quello che la rende unica è il condimento. Abbiamo infatti un sugo al finocchietto selvatico. A Vitorchiano c'è la particolarità di usare il fiore e viene raccolto in estate, essiccato al sole e poi diciamo macinato anche grossolanamente, ha un aroma molto forte e quindi viene utilizzato poi per aromatizzare proprio questo sugo. Un sugo fatto con passate di pomodoro, per il resto aglio, peperoncino. Viene anche detto sugo a porchetta perché in realtà gli stessi prodotti che sono l'aglio e il finocchietto vengono poi riutilizzati per andare a impreziosire la nostra porchetta tipica, che è tipica a Vitorchiano ma un pochino in tutto il viterbese. Qui abbiamo anche l'olio, abbiamo a Vitorchiano due frantoi che lavorano le olive essenzialmente a freddo e quindi abbiamo olio d'oliva vergine ed extravergine e quindi la qualità possiamo dire che è eccellente. Come d'altronde abbiamo anche dei vini ed eccellenza. Siamo anche in un territorio di castagneti
e siamo in un territorio di noccioleti, tant'è vero che è ricchissima il territorio della coltivazione della tonda gentile romana. È una nocciola buona anche da mangiare, da sgranocchiare in purezza, però viene utilizzata poi per molti prodotti come crema di nocciole, come nei prodotti di forno, tipo i tozzetti. Qui ecco abbiamo un esempio proprio della tonda gentile romana. Ancora nel nostro territorio è famosissima e apprezzata da tutti la ciambella di San Michele. Si presenta come un pane, possiamo dire così, dalla forma tondeggiante con un buco al centro e viene impreziosito dalla presenza dell'anice, realizzato dal comitato di San Michele, in vitorchianese si dice dei festaroli di San Michele, proprio in occasione della festa di San Michele l'8 maggio. E viene quindi degustato anche durante la tradizionale poggiata. Si fa questa processione, si arriva al santuario di San Michele e poi si fa questa scampagnata degustando la tradizionale ciambella con gli affettati, con i formaggi della nostra tradizione, tipici del nostro territorio. La pizza di Pasqua, lo dice il nome, è un dolce tipico del Viterbese nel periodo di Pasqua, ha una lunghissima lievitazione, si chiama pizza, in realtà poi è un dolce, viene realizzato con farina, zucchero, uova, burro, alcuni mettono lo strutto, anche questo viene aromatizzato poi con scorzette di arancia, di limone, aroma di mandorla, di cannella, ed è molto bello la mattina di Pasqua fare colazione con questo dolce mettendola come companatico agli affettati stessi. La lonza che abbiamo poi qua, il capocollo e i salumi nostrani. E infine abbiamo le marmellate delle suore trappiste, che sono famose proprio per la produzione delle marmellate, e grazie proprio alla produzione del loro frutteto riescono a produrre circa 25 tipologie diverse di marmellate. Qui abbiamo i viarelli, che sono quasi introvabili nel nostro territorio, una chicchetta diciamo, e sono interiora del maiale insaporite con il famoso finocchietto selvatico di cui parlavamo poc'anzi. Poi abbiamo la pancetta, la lonza e il guanciale. Dopodiché qui abbiamo anche le salsicce. Una volta arrivati a Vitorchiano, nella Tuscia Viterbese, non dimenticate di visitare l'importante archivio storico. Benvenuti nell'archivio storico di Vitorchiano. Come potete vedere siamo circondati da libri e abbiamo anche esposto delle pergamene del nostro archivio, perché ci sono le leggende, quella di Marzio è emblematica per Vitorchiano, e ci sono le realtà dovute ad atti certi. E in questo archivio ci sono atti certi che parlano del fidelato di Vitorchiano, che parlano di questo rapporto con Roma, quindi abbiamo delle pergamene anche importanti, di personaggi storici importanti, Cesare Borgia, Carlo VIII di Francia, e soprattutto abbiamo l'inizio della storia del fidelato, certo, con un atto del 1267 di un senatore romano di Castiglia, che viene concretizzato fino all'inizio degli anni 20 del Novecento con la presenza dei fedeli di Vitorchiano in Campidoglio, esattamente nel palazzo senatorio. Altre cose da dire su questo archivio è che è un archivio intatto. Noi abbiamo le pergamene che vengono dal 1200, le prime pergamene, fino ai giorni d'oggi. È stato un recupero fatto negli anni 90 che ha portato anche alla scoperta di alcune cose abbastanza particolari. L'Associazione Prologo di Vitorchiano è molto attiva in paese. Con il presidente andiamo a conoscere le manifestazioni più importanti dell'anno.
presidente della Proloco di Vitorchiano, ho il piacere di avere questa presidenza perché è un'associazione che opera la promozione del paese da ben 50 anni, quindi c'è tutta una vita del paese che io conosco già da ragazzino. Le cose più belle a Vitorchiano: abbiamo una mostra del peperino che si chiama esattamente Peperino in Fiore, dove vengono inserite tutte le eccellenze del paese esposte per le vie di questo bellissimo borgo, ed esattamente nel weekend del 2 di giugno di ogni anno. Un'altra manifestazione importantissima è la Sagra del Cavatello. Si associa sempre il nome vitorchiano al cavatello, questa pasta povera ma unica nella sua preparazione e unica nel suo genere. Tutta la comunità vi aspetta il primo weekend di agosto di ogni anno a partecipare a questa Sagra del Cavatello, che è una grande festa che si svolge in Piazza Roma, laddove c'è un'esplosione di colori e soprattutto di sapori. Continua il nostro itinerario, adesso andiamo a visitare uno dei luoghi a cui la popolazione di Vitorchiano è molto legata, il santuario di San Michele Arcangelo. Questo è il luogo più caro alla popolazione di Vitorchiano. Ci troviamo davanti al santuario di San Michele Arcangelo, che è il patrono del nostro paese. San Michele Arcangelo è patrono di Vitorchiano dal 1319. Il santuario venne costruito però qualche anno più tardi rispetto alla data del 1319. Venne costruito nel 1358 ad opera di due cittadini di Vitorchiano, Niccolò e Andrea Di Biagio, che ebbero il permesso dal capitolo della Basilica di San Giovanni in Laterano per costruire in questo luogo questo piccolo santuario dedicato all'Arcangelo Michele, e ne celebra la festa secondo l'antica data, ovvero l'8 maggio, il giorno della prima apparizione sul Gargano. In occasione appunto di questa ricorrenza dell'8 maggio si svolgono una serie di numerosi festeggiamenti in tutto il paese di Vitorchiano, celebrazioni che poi culminano nella processione che si svolge appunto con partenza dal centro storico di Vitorchiano fino a questo santuario. È in progetto in questi mesi la realizzazione di un percorso particolare per la valorizzazione del patrimonio religioso del nostro paese di Vitorchiano e anche per la valorizzazione di questo piccolo santuario dedicato all'Arcangelo Michele. Sulla strada che porta qui al santuario di San Michele Arcangelo c'è una piccola curiosità, ovvero una statua di un Moai. Cosa ci fa un Moai a Vitorchiano? La storia risale al 1990, quando una famiglia dell'isola di Pasqua, nel pieno oceano Pacifico, venne in Italia per cercare fondi e finanziamenti per il restauro delle loro statue. Trovarono una grossa somiglianza con il peperino e la loro pietra tipica dell'isola di Pasqua, e allora decisero di lasciare un piccolo ricordo con la realizzazione di questa statua. Vitorchiano è uno dei comuni con la popolazione più giovane, sia a livello provinciale sia a livello nazionale, e con una crescita costante negli ultimi 10-20 anni. Questo è dovuto sia alla posizione favorevole, sia anche per l'eccellente vivibilità, ma anche per le attività che le associazioni propongono durante l'anno, e il calendario ne è la dimostrazione. Vitorchiano, oltre a essere un posto magnifico per le sue bellezze architettoniche, paesaggistiche, naturali, è anche la vita quotidiana, le attività che si svolgono e soprattutto attraverso la comunità, una comunità attiva e viva, che lo rendono particolare e speciale. Visto, ci sono molte cose bellissime a Vitorchiano e non manca anche la banda. Abbiamo la banda dal 1880, poi è stata ferma durante la guerra, è stata ricostituita nel 1971. Siamo 40 elementi. Adesso vi voglio fare un invito nel dialetto vitorchianese
e da venire a Vitorchiano a sentire la banda e a vedere questo bel paese. Vitorchiano è un vero museo a cielo aperto e vi aspetta con la riconosciuta accoglienza dei suoi abitanti. Per rivedere tutte le puntate di Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito. Buone passeggiate a Vitorchiano nella Tuscia viterbese. Ciao!